Buonasera e benvenuti al consueto appuntamento con Eccellenze Italiane. Oggi parleremo di un trattamento prostatico mini-invasivo e lo faremo insieme alla dottoressa Agata Di Dio che è in collegamento con noi da Catania. Buonasera dottoressa e bentrovata. Buonasera a voi, grazie per questo invito e che Grazie vengo ben volentieri in questa trasmissione a parlare di trattamenti chirurgici. Allora, oggi io parlerò di un trattamento chirurgico mini-invasivo di ultima generazione che ancora non è diffuso nell'ambito del territorio italiano perché diciamo stenta a partire come ogni cosa nuova e ogni cosa naturalmente nuova. Ha delle sue, diciamo, delle sue perplessità da parte anche dei colleghi. Essendo un urologo molto giovane, mi avvicino sempre a nuove tecniche chirurgiche e ho sposato questa tecnica chirurgica perché mi è piaciuta sin dall'inizio. Uno per la, diciamo, facilità del trattamento, velocità del trattamento e soprattutto un post-operatorio per il paziente molto, molto breve e molto mini-invasivo. Parliamo del trattamento per l'ipertrofia prostatica benigna con ecolaser. Questo trattamento, che è un laser che viene eseguito per via transperineale, quindi non per uretra, e quindi è esterno sia all'uretra che alla prostata, consente di trattare sia l'ipertrofia prostatica benigna con volumi prostatici fino a 100 grammi e anche altre patologie oncologiche, quale il tumore focale monolaterale del tumore della prostata. E questo trattamento viene diciamo, eseguito attraverso una metodica ben precisa. La tecnica consiste nell'introdurre la sonda per via transrettale, che è la sonda ecografica che ci guiderà per andare a indirizzare l'ago dove andare a trattare la zona. E come si vede da qui, praticamente sulla sonda transrettale viene montato un puntatore, ed è una guida attraverso la quale verrà inserito l'ago che arriva direttamente all'interno del lobo prostatico, ad una distanza di sicurezza sia dall'uretra e sia dal collo della vescica. Questo ci consente di non avere dei danni diretti né all'uretra e neanche al collo della vescica, neanche alla vescica stessa. Come viene eseguita la procedura? Quindi in un primo momento vengono applicati due aghi, uno per lobo, per volumi prostatici che arrivano fino a 50-60 grammi. Al di sopra di tale limite si predilige utilizzare un doppio ago per lobo prostatico per consentire una termocoagulazione completa del tessuto in eccesso. Come dicevo, allora, la fibra arriva, come vedete voi, all'interno del lobo prostatico e ogni fibra produce una radiazione che porta a una termoilluminazione o una termoablazione del tessuto prostatico. Naturalmente, come ho detto prima, dipende tutto dalla conformazione della prostata, anche dal volume prostatico, quindi si predilige di fare una fibra per lobo o due fibre per lobo. Naturalmente è possibile trattare anche il lobo medio. Questo è proprio l'apparecchio ecolaser. Il laser è fornito di un ecografo con la sonda biplana transrettale che ci consente di avere una doppia immagine e questo è il laser direttamente, che è un laser che viene fornito dalla ditta a diodo a bassa intensità. Come viene naturalmente eseguito il trattamento? Il trattamento, i miei colleghi del centro nord Italia utilizzano l'anestesia locale. Io, per tranquillità anche del paziente, prediligo sempre un'anestesia spinale o una sedazione generale. Considerato che il trattamento ha una durata minima di 20 minuti, che si può estendere dai 20 ai 40 minuti, ai 30-40 minuti in base alla in grandezza della prostata e anche alla fibrosità della prostata stessa. Si fa un'anestesia loco-regionale comunque al paziente attraverso un ago che va direttamente a livello periprostatico per naturalmente evitare il fastidio post-operatorio. Si inserisce la fibra, si fa l'ablazione, si esegue l'ablazione e naturalmente
successivamente al trattamento viene fatta una terapia specifica antiflogistica. Devo specificare una cosa molto importante: talvolta i pazienti mi chiedono, dottoressa, ma il catetere va messo? Assolutamente sì, il catetere va messo intraoperatorio e che verrà rimosso solo dopo 24 ore dal trattamento. Dipende dalla conformazione della prostata, della grandezza della prostata e dal tessuto ablato, può capitare che il paziente possa andare a casa col catetere, ma comunque il catetere viene rimosso in poco tempo dall'intervento chirurgico. Naturalmente la rimozione del catetere vescicale o un episodio di ritenzione acuta d'urina è correlato dalla condizione di partenza del paziente, perché ho operato diversi pazienti col catetere a dimora che hanno dovuto tenere il catetere per circa altri 20 giorni nel post-operatorio. Ecco qua, vedete, il trattamento nuovamente praticamente dipende dalla prostata. Come vedete, quelle sono le immagini in zona centrale della prostata che ha già subito il trattamento di termoablazione, e si vedono appunto queste microcalcificazioni intraprostatiche, quello è l'esito della termoablazione del laser. I risultati naturalmente di questa di tipologia, piuttosto che una tipologia invasiva, sono stati valutati a un mese, a un anno 12 mesi. Naturalmente abbiamo un miglioramento della funzionalità menzionale del 65-75% a 12 mesi dall'intervento chirurgico. Ed è molto similare il QL all'intervento invasivo di prostata, ovvero la TURP. La funzionalità menzionale, ovvero il Qmax, che sarebbe la menzione, il flusso, il mitto, che il paziente dice: dottoressa, io sono ostruito, quindi il mitto è migliorato dal 50 al 115% a 12 mesi dal trattamento con Ecolaser. Come vedete, naturalmente ha delle grandi conquiste, considerato che la TURP è un intervento invasivo. Ribadisco che il catetere viene messo solo a scopo intraoperatorio e che non necessita di lavaggio continuo come la tecnica tradizionale, quale la TURP. Come ho parlato anche prima, la possibilità di rimuovere il catetere dopo il trattamento chirurgico c'è. Io nella fattispecie ho un paziente particolarmente positivo a questo tipo di trattamento, perché a 61 anni aveva il catetere da 4 mesi, ha aspettato che iniziassi questa tecnica circa 2 anni fa, ha fatto l'intervento chirurgico, all'inizio ha avuto qualche problemino nella rimozione del catetere, alla rimozione del catetere ha un flusso massimo di 20. Flusso massimo di 20 significa che il paziente urina spontaneamente senza trattamento farmacologico. È normale che lo scopo di questa terapia mini-invasiva è quella di eliminare la terapia farmacologica che assilla il paziente e di migliorare la funzionalità funzionale. Come ho detto prima, essendo un trattamento mini-invasivo, viene utilizzato, mi chiedono sempre: sì, dottoressa, ma che ago viene messo? Praticamente non si ha neanche la medicazione nel post-operatorio. Quindi il paziente fa il trattamento, l'ago è talmente piccolo che non necessita neanche di medicazione post-operatoria, perché è veramente 21 gauche, neanche si vede. Una cosa fondamentale che io dico sempre è che questo trattamento mini-invasivo non solo conserva la continenza menzionale, ma una cosa fondamentale è che conserva l'eiaculazione. Per ciò che concerne il mantenimento dell'eiaculazione, questa tecnica consente di mantenere l'eiaculazione in una percentuale del 98%. Naturalmente quel 2% è molto relativo al fatto che della risposta del tessuto all'ablazione e soprattutto all'estensione dell'ostruzione, quindi al trattamento stesso, ma è una percentuale assolutamente irrisoria, un 2%. E questo naturalmente per i maschietti, perché entrano in ambulatorio e mi chiedono: dottoressa, ma mantengo l'eiaculazione? Sì, io
spiego che il 98% è per loro, questa è una grande conquista, che per un uomo mantenere la depilazione è una cosa molto molto importante. Naturalmente l'approccio è transperineale ed è esterno all'uretra. L'uretra, quando viene trattata attraverso i trattamenti sia mini-invasivi che invasivi, quali la TURP o altre tipologie di intervento, subisce naturalmente un insulto importante e quindi un post-operatorio un po' più complicato. E soprattutto la cosa importantissima è quella di mantenere il catetere solo 24 ore dall'intervento chirurgico e soprattutto poter avere la possibilità di trattare volumi prostatici fino a 100 grammi con logomenio. Questa è una grande conquista. Questo video è stato eseguito dal collega Iapicca, che è stato il mio maestro. Sono andata a formarmi proprio da lui ad Avellino, lui è stato per me il tutor per diverso tempo e questo video è stato eseguito da lui. Come vedete il paziente è assolutamente sveglio, si fa una misura intraoperatoria del volume prostatico, come vedete attraverso l'ecografo, che la sonda è sempre per via transrettale, quindi si fa una misura precisa del volume prostatico. Si posiziona il catetere, come si vede, proprio in maniera centrale e da lì si procede a fare l'anestesia proprio prima di introdurre la sonda. Si fa un'anestesia prima di introdurre la sonda, prima di introdurre gli ali. E poi si fa un'anestesia periprostatica proprio per evitare qualsiasi tipo di problematica nel postoperatorio ed evitare al paziente il fastidio nel postoperatorio. Come vedete questa griglia che viene evidenziata da questo monitor ci consente di andare a identificare specificatamente il luogo dove poter inserire la fibra attraverso l'ago. Come vedete il collega già ha stabilito dove inserire l'ago, e l'ha deciso prima, e attraverso la guida ecografica andiamo specificatamente nella zona da trattare, che a distanza di sicurezza da un centimetro dall'uretra e un centimetro e mezzo dal pavimento vescicale. Questo consente di non avere problematiche di trattamenti sia sulla vescica e sia anche sull'uretra. L'ago viene fissato alla distanza, viene fissato proprio alla cute con un gommino, come vedete, e sempre attraverso la guida ecografica si inserisce la fibra laser. Come vedete qui è il lago che si ferma nella zona pre-lobo, perché il lago naturalmente ha una certa distanza. Si prendono le misure, proprio la distanza di sicurezza va valutata attraverso delle misurazioni accurate in doppia proiezione. Si introduce la fibra laser, come vedete, all'interno di quest'ago che è veramente microscopico, e inizia la termoablazione con un'intensità a bassa intensità a 3,5 watt. O 3,5 watt dipende dal tessuto, dalla risposta del tessuto prostatico. Come vedete, una cosa importante e fondamentale è quella di non avere nessun tipo di sanguinamento post-operatorio, né intraoperatorio né post-operatorio. Finito il trattamento, dopo l'ablazione, il paziente, come vedete dalle immagini, le immagini sono molto chiare. A sinistra vedete una prostata non trattata e poi a destra si vede la prostata che si vede che ha subito la termoablazione. E la cosa molto importante è che la termoablazione porta ad una ablazione totale della prostata, che non porta al sanguinamento della stessa, per cui la prostata non sanguina al trattamento con l'eco laser. Pertanto possono essere trattati i pazienti che utilizzano la doppia terapia antiaggregante, quindi che non possono essere trattati con altre procedure molto più invasive che producono sanguinamenti importanti. Come avete visto, le urine sono chiare, così come tutti i pazienti che escono dalla sala operatoria con urine limpide, non necessitano dei lavaggi intravescicali terribili per i pazienti, non necessita di lavaggio continuo, non necessita neanche di richiesta di sangue
E questo sia per la struttura che anche per il paziente stesso è una grande conquista, essendo un trattamento mininvasivo non ha delle complicanze importanti. E per ciò che riguarda il trattamento in sé per sé, è un trattamento che può essere ripetuto dopo 4 mesi. E soprattutto la risposta al trattamento è molto soggettiva. Ricordo quando ho iniziato i miei trattamenti da sola, senza il tutor, di aver trattato un paziente molto avanti con l'età, che ho dovuto necessariamente convertire proprio perché il paziente, che aveva un'ipertrofia prostatica benigna da tanto tempo non ha risposto a terapia con laser. Questa non risposta alla terapia con laser, purtroppo ha fatto sì che il paziente ha dovuto eseguire la TURP. Quindi, dottoressa, abbiamo visto come con questo trattamento mini-invasivo i vantaggi per i pazienti siano molteplici. Fra l'altro, ci ha anche detto che il catetere, cosa molto importante, viene tenuto solo 24 ore dal paziente, messo durante l'intervento e tolto nelle 24 ore. Ma il paziente, dopo quanto tempo dall'intervento, può riprendere a fare una normale vita? Assolutamente, allora è normale che nei primi 10 giorni, prima settimana 10 giorni, ha fastidi alla menzione, bruciore, difficoltà alla menzione è fisiologico per via del fatto che la termoablazione porta un aumento all'inizio volumetrico della prostata, infatti si utilizzano antinfiammatori molto spinti proprio per evitare l'edema post-operatorio. Il paziente può fare la propria vita normale, tranquillamente, se può andare a lavorare dopo la dimissione, ecco, non c'è un'indicazione ben precisa. Naturalmente l'attività sessuale deve riprendere almeno dopo 2 settimane dall'intervento chirurgico. Benissimo, dottoressa, io la ringrazio moltissimo. Lei oggi ci ha portato delle soluzioni, delle valide soluzioni mini-invasive, assolutamente innovative e con molteplici vantaggi per i pazienti, quindi non possiamo che ringraziarla. A presto. La ringrazio, una buona serata a tutti voi, grazie. E ringrazio tutti i nostri telespettatori per l'attenzione e vi ricordo che potete vedere le repliche delle nostre puntate sul portale medicina365.it. Vi do appuntamento alla prossima puntata e vi auguro una buona serata.